Buona domenica da Alessandro Di Bussolo del Centro Televisivo Vaticano. Siamo collegati in diretta con Piazza San Pietro per pregare con Benedetto XVI e i fedeli sempre numerosi radunati in Piazza San Pietro. Questa domenica la piazza, lo sentite, è animata dall'entusiasmo e dal calore di più di 2000 bambini dell'Azione Cattolica Ragazzi di Roma, protagonisti della tradizionale, vedete il cartello, appuntamento, del tradizionale appuntamento della Carovana della Pace, un appuntamento che si rinnova all'ultima domenica di gennaio. I bambini si sono ritrovati questa mattina intorno alle 9 a Castel Sant'Angelo e da lì, dopo la benedizione del cardinale vicario Agostino Vallini, hanno dato vita a un festoso corteo fino a Piazza San Pietro per arrivare qui ed assistere all'Angelus di Benedetto XVI insieme anche a noi attraverso i mass media. Il tema del lavoro che hanno compiuto nelle parrocchie questo mese della pace, mese di gennaio, in quest'anno era accompagnato dal tema "Vediamo se sei capace". I bambini hanno lavorato su questo tema come se fossero delle compagnie teatrali che preparavano uno spettacolo attraverso l'aiuto di un regista davvero speciale, Gesù Cristo. Ovviamente non dimenticando anche gli altri protagonisti della scena, in particolare coloro che hanno bisogno di aiuto e di maggiore attenzione, con la consapevolezza che Dio ha a cuore tutti e che vuole tenerci vicino a sé, a prescindere da meriti, capacità e situazioni particolari di vita. Questa domenica si celebra anche la 70esima giornata mondiale dei malati di lebbra e ricorre anche una speciale giornata di intercessione per la pace in Terra Santa. Come tradizione, accanto al Papa si affacceranno dalla finestra del suo studio che dà su Piazza San Pietro anche due bambini dell'Azione Cattolica Ragazzi di Roma che al termine dell'Angelus anche insieme al Papa libereranno delle colombe. E i due bambini parleranno anche al Papa e gli spiegheranno l'impegno che li ha portati in questo mese a lavorare sulla pace e anche raccogliere dei fondi per un progetto dei padri gesuiti di Alessandria d'Egitto che si prendono cura dei bambini di strada attraverso un laboratorio teatrale con finalità pedagogiche. Ed ecco, si aprono le tende, prepariamoci a pregare con Benedetto XVI. Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna ci presenta uniti insieme due brani distinti del Vangelo di San Luca. Il primo è il prologo, indirizzato a un certo Teofilo, poiché questo nome in greco significa amico di Dio, possiamo vedere in lui ogni credente che si apre a Dio e vuol conoscere il Vangelo. Il secondo brano, invece, ci presenta Gesù che con la potenza dello Spirito si reca di sabato nella sinagoga di Nazareth. Da buon osservante il Signore non si sottrae al ritmo liturgico settimanale e si unisce all'assemblea dei suoi compaesani nella preghiera e nell'ascolto delle scritture. Il rito prevede la lettura di un testo della Torah o dei profeti, seguita da un commento. Quel giorno Gesù si alzò a leggere e trovò un passo del profeta Isaia che inizia così: «Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con unzione, mi ha mandato a portare lieto annuncio ai miseri». Commenta Origene: non è un caso che gli abbia aperto il rotolo e trovato il capitolo della lettura che profetizza su di lui. Ma anche questo fu opera della provvidenza di Dio. Gesù, infatti, terminata la lettura, in un silenzio carico di attenzione, disse: «Oggi
si è compiuta questa scrittura che voi avete ora ascoltato. San Cirillo d'Alessandria afferma che l'occi, posto tra la prima e l'ultima venuta di Cristo, è legata alla capacità del credente di ascoltare e ravvedersi. Ma in un senso ancora più radicale, è Gesù stesso l'occi della salvezza nella storia, perché porta a compimento la pienezza della redenzione. Il termine occi, molto caro a San Luca, ci riporta al titolo cristologico preferito dallo stesso evangelista, cioè Salvatore. Già nei racconti di infanzia, esso è presentato nelle parole dell'angelo ai pastori. Occi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore. Cari amici, questo brano interpella oggi anche noi. Anzitutto ci fa pensare al nostro modo di vivere la domenica, giorno del riposo e della famiglia, ma prima ancora giorno da dedicare al Signore, partecipando all'Eucaristia, nella quale ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo e della sua parola di vita. In secondo luogo, nel nostro tempo dispersivo e distratto, questo Vangelo ci invita ad interrogarci sulla nostra capacità di ascolto. Prima di poter parlare di Dio e con Dio, occorre ascoltarlo, e la liturgia della Chiesa è la scuola di questo ascolto del Signore che ci parla. Infine, ci dice che ogni momento può divenire un occi propizio per la nostra conversione. Ogni giorno può diventare l'occi salvifico, perché la salvezza è storia che continua per la Chiesa e per ciascun discepolo di Cristo. Questo è il senso cristiano del Carpe Diem. Cogli l'occi in cui Dio ti chiama per donarti la salvezza. La Vergine Maria sia sempre il nostro modello e la nostra guida nel saper riconoscere e accogliere ogni giorno della nostra vita la presenza di Dio, Salvatore nostro e di tutta l'umanità. Angelus Dominum servit Mariae. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Et fiat mihi. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitarit in nobis. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genetrix. Udimi et fiamur promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quismus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tu incarnation coniovimus, per passionem ius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona est Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc ad usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram.
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi la giornata della memoria in ricordo dell'Olocausto, delle vittime del nazismo, la memoria di questa immane tragedia che colpì così duramente soprattutto il popolo ebraico, deve rappresentare per tutti un monito costante affinché non si ripetano gli errori del passato, si superi ogni forma di odio e di razzismo e si promuovono il rispetto e la dignità della persona umana. Si celebra oggi anche la 60ª giornata mondiale dei malati di lebbra. Esprimo la mia vicinanza alle persone che soffrono per questo male. Incoraggio i ricercatori, gli operatori sanitari, i volontari, in particolare quanti fanno parte alle organizzazioni cattoliche dell'Associazione Amici di Raoul Folloreau. Invoco per tutti il sostegno spirituale di San Damiano de Voeste e di Santa Mariana Cope, che hanno dato la vita per i malati di lepra. In questa domenica ricorre anche una speciale giornata di intercessione per la pace in Terra Santa. Ringrazio quanti la promuovono in molte parti del mondo e saluto in particolare quelli qui presenti. Oggi come ieri per la pellegrini di lingua francese, il Signore ci invita ad ascoltarlo, crescendo nella familiarità con le sacre scritture. L'augurio è che possiamo trovare nella parola di Dio luce per illuminare le nostre scelte e rafforzare il nostro impegno a vivere come cristiani. Dedichiamo del tempo a leggere e a meditare il Vangelo in cui Gesù parla e agisce in situazioni simili a quelle che conosciamo oggi. Il suo insegnamento, il suo modo d'essere, libero e fedele alla sua missione, ci interpella e ci incoraggia. Buona domenica a tutti. Saluto tutti i visitatori di lingua inglese presenti a questa preghiera dell'Angelus. Nel Vangelo di oggi Gesù compie la profezia di Isaia nella sua persona, quando egli proclama che i ciechi riavranno la vista e i prigionieri la liberazione. In questo anno della fede, in particolare mediante i sacramenti, possiamo approfondire la nostra fiducia in Cristo e abbracciare la sua grazia che ci rende liberi. Che Dio benedica voi e i vostri cari. Saluto molto cordialmente tutti i pellegrini e visitatori di lingua tedesca. Il Vangelo di oggi ci parla del presentarsi in pubblico di Gesù nella sinagoga della sua città di Nazareth. Gesù stesso è la buona notizia. Egli rivela agli uomini il piano di Dio, il grande progetto del Creatore su questo mondo, cioè di rinnovare tutto in Cristo. Gesù porta pace e riconciliazione. Grazie a Lui l'intera famiglia umana può diventare sempre più unita. Egli vuole entusiasmarci per questo fine e perciò anche noi non vogliamo stancarci di aprire il nostro cuore e di orientarci. Di orientarvi il nostro progetto personale di vita. Il Signore vi doni la sua protezione e la sua ricca benedizione per tutto ciò che voi desiderate. Saluto con affetto i pellegrini di lingua spagnola. Saluto con affetto i pellegrini di lingua spagnola. E in particolare i fedeli della parrocchia dell'Epifania del Signore di Valencia. Così come allo alunni dell'Istituto Meléndez Valdés di Villa Franca dello Sparros. E Pedro Mercedes di Cuenca. L'Istituto Pedro Mercedes di Cuenca. Nel Vangelo di questa domenica risuona la chiamata di Gesù a convertirci, a credere, perché è vicino il regno di Dio. Anche questo anno della fede che stiamo celebrando è un invito ad una profonda conversione al Signore.
Unico Salvatore del mondo. Unico Salvatore del mondo. Silente della Vergine Maria. Possa l'intercessione della Vergine Maria concederci di riscoprire l'allegria della la gioia della fede. Il gozzo di trasmetterla allo stesso. Feliz domingo. Buona domenica. Pozdrawiam Polaków. Saluto i polacchi. Oggi mi unisco alla Chiesa in Polonia nella preghiera di ringraziamento per la vita e il ministero del defunto cardinale primate Józef Klempa. Il Signore ricompensi il suo impegno pastorale nella sua gloria. A tutti imparto di cuore la mia benedizione. E saluto con affetto i pellegrini dell'isola, venuti dall'isola di Malta e tutti quelli di lingua italiana, tra cui i fedeli della diocesi di Castellaneta, e in modo speciale tutti i bambini e i ragazzi della sezione dell'Azione Cattolica Ragazzi di Roma, benvenuti! Due di voi con i responsabili diocesani sono qui accanto a me, vedete. Cari ragazzi della vostra caravana della pace, è una bella testimonianza, sia segno anche del vostro impegno quotidiano per costruire la pace là dove vivete. Ascoltiamo ora il breve messaggio vostro. Caro Papa, anche quest'anno la CR di Roma si è ritrovata in piazza San Pietro per concludere con te il cammino del mese della pace. Veniamo da tante parrocchie di Roma, insieme ai nostri genitori, educatori e sacerdoti, per gridare di nuovo alla nostra città il bisogno di pace che c'è nel mondo. Quest'anno ci stiamo immedesimando in una compagnia di teatro per scoprire il nostro ruolo e soprattutto chi è il nostro regista. Ogni spettacolo ha delle fasi di preparazione e il mese della pace ha la fase delle prove. Infatti lo slogan della carovana è «Vediamo se sei capace». Stiamo sperimentando se siamo veramente capaci di pace, ovvero di essere collaboratori della pace che viene da Dio. Abbiamo cercato di analizzare tutte le situazioni di non pace che viviamo all'interno degli ambienti che frequentiamo e ci siamo proposti di provare a impegnarci con atteggiamenti nuovi e a diventare protagonisti di pace nel rispetto, nella comprensione e nella giustizia verso gli altri. Inoltre ci siamo impegnati a raccogliere le offerte, frutto delle nostre piccole rinunce e della carità delle nostre comunità, per donarli ad un gruppo di ragazzi egiziani che con l'aiuto di Fratel Atf e della sua comunità gesuita hanno creato una compagnia teatrale che sta mettendo in scena uno spettacolo. Questa iniziativa darà la possibilità ai ragazzi di strada di diventare protagonisti di una nuova vita. Infine, Santo Padre, ti chiediamo di pregare per noi ragazzi e per le nostre comunità, affinché riusciamo a fare della nostra vita un meraviglioso spettacolo, guidati dall'unico vero, grande autore e regista, Gesù. E ricordati, caro Papa, la CR di Roma non smette mai di volerti bene. Grazie. Ed ora liberiamo le colombe, simbolo dello Spirito di Dio che dona pace a quanti accolgono il suo amore. Cerchiamo di liberare queste colombe. Ecco il momento conclusivo e tradizionale di questo appuntamento della carovana della pace, allora, dei bambini di Azione Cattolica. Era un successo. Buona domenica a voi tutti, buona settimana, grazie, buona pace. Benedetto XVI fa rientro con i suoi ospiti, i ragazzi dell'Azione Cattolica
di Roma, e noi ricordiamo quindi le sue parole, il suo appello per questa giornata della memoria in ricordo dell'Olocausto delle vittime del nazismo, una tragedia immane che colpì così duramente soprattutto il popolo ebraico, che deve rappresentare un monito affinché non si ripetano gli orrori del passato. E poi prima dell'Angelus il riferimento alle letture di questa domenica, al Vangelo di San Luca, ai due brani, e alla presentazione di Gesù che spiega alla sua comunità come in lui si realizza la profezia del profeta Isaia. Il Papa ha spiegato che Gesù stesso è l'oggi della salvezza nella storia, perché porta a compimento la pienezza della redenzione. E questa liturgia, questo Vangelo, ci interpella anche sul nostro modo di vivere la domenica, come giorno di riposo, ma anche giorno da dedicare al Signore. E ci interroga sulle nostre capacità di ascolto. Prima di poter parlare di Dio e con Dio, occorre ascoltarlo, ha detto il Papa. E la liturgia della Chiesa è la scuola di questo ascolto, del Signore che ci parla. In ogni momento, ha concluso il Papa, può diventare un oggi propizio per la nostra conversione. Questo è il senso cristiano del Carpe Diem, cogli l'oggi in cui Dio ti chiama per donarti la salvezza. E sulle immagini della colomba che non si decide a lasciare la finestra dello studio del Santo Padre, Alessandro Di Bussolo per il Centro Televisivo Vaticano ringrazia tutti voi, telespettatori di TV 2000, per aver voluto seguire questo importante appuntamento con Benedetto XVI. Grazie ai tecnici del CTV e della Rede Vaticana che hanno reso possibile questo collegamento in diretta con Piazza San Pietro, e ancora una buona domenica a tutti. Cristiani, una sola voce. La visita in Vaticano durante la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani degli studenti dell'Istituto Universitario Ecumenico di Bossè. Studiando insieme ci raccontano abbiamo imparato a superare pregiudizi e incomprensioni. Giovani discepoli e missionari, a 6 mesi dalla GMG di Rio de Janeiro, gli organizzatori brasiliani hanno definito in Vaticano le tappe principali del programma. Il vicepresidente Monsignor Duarte, i nostri giovani cercano Dio, il Papa li aiuterà a trovarlo in Cristo. Per i cristiani del Medio Oriente, l'impegno dell'Agenzia Pontificia CNEUA per i 25 milioni di fedeli che soffrono povertà, conflitti e persecuzioni. Il patriarca Yunnan sulla situazione in Iraq. Cerchiamo di dare speranza, ma il governo deve far sentire i cristiani veri cittadini. Lo spazio e la liturgia. Un dettagliato studio descrive gli effetti della riforma liturgica del Concilio sull'architettura delle nostre chiese. Da architetti portoghesi, il Vaticano II ha dato l'impulso per la creazione di edifici moderni, ma fedeli al cristianesimo. Spezzare il Magistero. Come risponde la Chiesa alle domande del mondo di oggi, dal senso della sofferenza al valore dell'embrione umano, il Vescovo di Frascati, Monsignor Martinelli, ha sintetizzato in 53 schede di grande successo l'insegnamento dei Papi e del Catechismo della Chiesa Cattolica. L'appuntamento annuale della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è il momento forte di quell'ecumenismo spirituale che dà senso e alimento a tutte le altre iniziative ecumeniche di diversa importanza e carattere, siano esse di dialogo teologico o culturale o di impegno caritativo e sociale e così via.
tutte necessarie e preziose, ma solo a partire da un'anima più profonda che le ispiri tutte e le ricolleghi direttamente alla grande preghiera di Gesù per l'unione di coloro che crederanno in Lui. L'immagine recente più espressiva dell'esercizio di questo ecumenismo spirituale ci sembra senza dubbio la veglia di preghiera dello scorso 29 dicembre, quando le decine di migliaia di giovani convenuti a Roma per il 35esimo incontro europeo animato dalla comunità di Tese si sono riuniti intorno al Papa in piazza San Pietro. Ascolto della parola di Dio, canto meditativo, silenzio prolungato, straordinario intenso silenzio. Animato dal fuoco di un ecumenismo della santità, Fratel Roger ha incoraggiato tutti coloro che passano per Tese a diventare dei cercatori di comunione. Dovremmo ascoltare dal di dentro il suo ecumenismo vissuto spiritualmente e lasciarci condurre verso un ecumenismo veramente interiorizzato e spiritualizzato. Così il Papa ricordava l'origine del dono di grazia che in quella sera si manifestava in modo così convincente e impressionante, inondando di luci e di palpabile presenza dello Spirito l'immensa piazza. Chi si preoccupava quella sera di quale fosse la confessione di appartenenza di ognuno di quei giovani? Appartenevano tutti allo Spirito donato da Cristo ed erano in cammino insieme verso Cristo per intraprendere, come diceva Fratel Roger, un pellegrinaggio di fiducia sulla terra. Continuiamo a pregare e a sperare l'unità. Dedichiamo il nostro approfondimento alla settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si è chiusa venerdì con la celebrazione dei secondi vespri nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Servizio di Barbara Castello. A tutti auspico che la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani stimoli in ogni comunità l'impegno a chiedere con insistenza al Signore il dono dell'unità e a vivere la comunione fraterna. L'unità fra i credenti in Cristo è un'urgenza, ma è soprattutto un dono del cielo. A conclusione dell'udienza generale, Benedetto XVI ha nuovamente posto l'accento sull'importanza della preghiera nel cammino ecumenico, da sempre una priorità nel suo ministero. Le apparenti divisioni, la tentazione della discordia, infatti, non dovrebbero mai oscurare la priorità dell'annuncio, soprattutto in un mondo in difficoltà come quello odierno. In questa prospettiva di speranza si è celebrata anche quest'anno la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, conclusasi venerdì 25 gennaio con la celebrazione dei secondi vespri della solennità della conversione di San Paolo Apostolo. L'edizione 2013 ha avuto per tema «Quel che il Signore esige da noi». I testi sono stati affidati ai cristiani dell'India che hanno soprattutto riflettuto sulla questione delle discriminazioni dei Dalit, i cosiddetti fuori casta. In occasione della tradizionale settimana di preghiera, il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani e altri organismi vaticani hanno accolto un gruppo di studenti dell'Istituto Universitario di Bossei del Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra. I 28 giovani di varie nazionalità sono destinati per lo più a un servizio attivo in campo ecumenico al termine della loro formazione. Con noi la giamaicana Marilyn Hyde Riley dell'Unione Battista e il nigeriano Victor Audu della Chiesa Riformata di Cristo. Bossei è stata un'esperienza veramente significativa. Una delle cose che rende Bossei una realtà davvero unica è che ci sono studenti di tanti paesi diversi, di tante confessioni diverse, di diverse lingue e culture. Different languages, different cultures. It has really been per me è stata un'esperienza molto ricca. Stando insieme abbiamo imparato a superare i pregiudizi e le incomprensioni. Nel Cenacolo Gesù affida al Padre gli Apostoli e in quella preghiera i cristiani dovrebbero riconoscersi fratelli, eredi di una missione che supera i confini temporali e che deve andare oltre le contraddizioni generate dalla divisione. Well, one of the things I have come to realize is that the things that divide us are not
Una delle cose che ho capito è che le questioni che ci dividono non sono sempre quelle teologiche, che a volte siamo divisi a causa di simpatie culturali, che a volte siamo divisi per diversi pregiudizi. And I think if we are to become united, we need to penso sia importante partire da qui, riconoscere questa situazione ed essere disposti a superare le differenze. Bisogna riuscire a vivere insieme in pace, a riconoscersi come persone simili anche nelle differenze, esaltando quelle che sono le cose in comune. And we need to be able to see the things that we have in common. If we Christians are united, solo nell'unità la missione di Dio può essere pienamente realizzata. Nella comunione di tutti i cristiani il mondo può vedere Cristo. Se i cristiani riusciranno a ritrovarsi e a favorire questa piena unità, allora la preghiera del Figlio di Dio sarà compiuta e il suo annuncio giungerà anche in questi tempi moderni. The mission of Christ can be fulfilled even in this contemporary time. We all proclaim Jesus Christ as Lord and Savior. Annunciamo a tutti Gesù Cristo come Signore e Salvatore e che Dio ci ha già dato il dono dell'unità, ci ha dato Gesù Cristo, ci ha dato la Chiesa e la Chiesa è veramente unica se ci riflettiamo bene su questo meraviglioso dono che ci è stato dato. Quindi, se riusciamo a collaborare nell'amore, nell'unità, nella pace, sicuramente possiamo fare molti più progressi di quelli magari già fatti, anche se siamo arrivati molto lontano nei tanti anni trascorsi. Il mondo soffre dall'assenza di Dio. Solo nell'unità possiamo mostrare realmente a questo mondo che ha bisogno del volto di Dio, del volto di Cristo, che è il volto di Dio. La situazione in Nigeria è abbastanza impegnativa. Ci sono due prospettive nella questione del dialogo in Nigeria che attualmente sono urgenti e richiedono grande attenzione. One is dialogue between the Christian churches because of the divisions which we inherited. Una è il dialogo fra le chiese cristiane. Ci sono alcune divisioni che abbiamo ereditato dalle chiese che sono venute a portarci il Vangelo in Africa. E la seconda sfida è quella del dialogo con i non cristiani, particolarmente con le altre religioni. Credo che in Giamaica abbiamo molto da celebrare. Siamo vari, abbiamo diverse confessioni, eppure siamo riusciti a collaborare come un'unica chiesa. Abbiamo collaborato allo stesso tavolo con i pentecostali, con la chiesa avventista del settimo giorno, eccetera. In Giamaica parliamo sempre di più con una sola voce, come chiesa. Sempre all'udienza generale, il Papa ha inaugurato una serie di catechesi dedicate alla preghiera del credo, prendendo ad esempio il cammino di fede di Abramo, che accetta docilmente la chiamata del Signore. Benedetto XVI ha spiegato che credere in Dio significa fondare su di Lui la propria vita, lasciare che la sua parola la orienti ogni giorno, e le scelte concrete, senza paura di perdere qualcosa. Il cristiano, ha concluso il Papa, non deve avere timore di andare controcorrente per vivere la propria fede, resistendo alla tentazione di uniformarsi. A 6 mesi dal grande evento della GMG di Rio de Janeiro, in Brasile, gli organizzatori incontrano il Papa e spiegano dove si svolgeranno i momenti principali, l'accoglienza di Benedetto XVI e la veglia e messa finale. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo. Saranno più di 800.000, forse 1 milione, i giovani di tutto il mondo che a Rio de Janeiro, sulla famosa spiaggia di Copacabana, accoglieranno Benedetto XVI il 25 luglio cantando l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù 2013, Esperanza do Amanhecer, Alba della Speranza. Il comitato organizzatore della GMG brasiliana, guidato dall'arcivescovo di Rio, Rani Tempesta, ha incontrato il Papa al termine dell'udienza generale di mercoledì e ha definito in questi giorni in Vaticano le tappe principali del programma. Il vescovo ausiliare di Rio e responsabile della pastorale giovanile, Monsignor Antonio Dias Duarte. Io credo che un momento mais forte do incontro do Papa
Credo che il momento più forte dell'incontro del Papa con i giovani sarà proprio il giorno del suo arrivo, quando verrà accolto sulla spiaggia di Copacabana, perché sarà la sua prima apparizione, il momento in cui la presenza del Papa non avverrà soltanto attraverso i mezzi di comunicazione, ma egli si troverà fisicamente tra i giovani che staranno aspettando con molta emozione e con molta fede il suo arrivo. Ritengo che quel primo incontro sarà veramente il più intenso. Logicamente seguirà poi quello della Via Crucis, occasione di profonda preghiera, di contemplazione delle varie stazioni, dei diversi momenti della sofferenza di Cristo, circostanza in cui i giovani potranno soprattutto entrare meglio dentro di loro per incontrare Cristo, che è poi l'obiettivo della Giornata Mondiale della Gioventù. Che il giovane vai voltarsi mais para dentro di sé, no seu encontro con Cristo, che è la finalità della Giornata Mondiale della Gioventù. Ai piedi del Cristo del Corcovado, simbolo di Rio della GMG, e poi nel grande campo di Fide che si sta allestendo a Guarriva, dove si svolgeranno la veglia e la messa di chiusura, Benedetto XVI ripeterà ai giovani l'invito di Gesù: andate e fate discepoli tutti i popoli, chiedendo loro di diventare i nuovi missionari animati dall'amore e dall'accoglienza, come ha scritto nel suo messaggio per la GMG 2013. In Brasile, in America Latina, non so a livello das famiglias, das in Brasile e in America Latina si sta portando avanti questa missione permanente non soltanto a livello familiare, parrocchiale, ma anche nel mondo giovanile. Si lavora per far tornare la gioventù nella Chiesa. Grazie allo studio di UCAT che stiamo portando avanti attraverso le catechesi e soprattutto grazie al messaggio del Papa e ai suoi discorsi, questa occasione servirà inoltre ad aiutare i giovani ad approfondire la loro fede e poter essere missionari sempre più efficaci e veri evangelizzatori. Efficiente, mais evangelizador realmente. Il giovane brasileiro sta a procura di Dio. Il giovane brasiliano è alla ricerca di Dio, non è lontano da lui, non lo nega affatto, anzi lo vuole trovare. Per questo cerca Dio nelle diverse religioni, nella Chiesa cattolica, in quella evangelica, persino nelle sette, perché ha sete, ha desiderio di Dio. Una sede di Dio. Ritengo che per molti giovani che sono alla ricerca di Dio, la giornata, nei vari momenti in cui si articolerà, servirà come momento di chiarezza. Potranno trovare Dio nella persona di Gesù Cristo, annunciata dal Papa. La persona di Gesù Cristo annunciata dal Papa. Martedì mattina Benedetto XVI ha ricevuto in udienza il segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista del Vietnam, Nguyen Phu Troc. È la prima volta, si legge in una nota della Segreteria di Stato, che un segretario generale del primo Partito Comunista del Vietnam incontra il Sommo Pontefice ed altri responsabili della Segreteria di Stato. Nei cordiali colloqui, si legge ancora, sono stati trattati temi di interesse per il Vietnam e la Santa Sede, esprimendo l'auspicio che presto possano essere risolte alcune situazioni pendenti e che possa rafforzarsi la proficua collaborazione esistente. Questa settimana l'ACNEUA, Agenzia Pontificia per il Sostegno Pastorale e l'Assistenza Umanitaria dei Cristiani del Medio Oriente, ha presentato la sua attività a Roma. Per noi c'era Benedetta Capelli. Sostegno pastorale e assistenza umanitaria per la popolazione del Medio Oriente. Su queste direttrici si sviluppa il lavoro dell'ACNEUA, l'agenzia papale fondata nel 1926 con la supervisione delle chiese cattoliche orientali. Nei giorni scorsi a Roma, nel corso di un evento Come aiutare i cattolici del Vicino Oriente, Monsignor John Cozar, segretario generale dell'ACNEUA, ha reso noto un importante dato. 25 milioni di cattolici in quell'area soffrono in condizioni di povertà, vittime di guerra e persecuzione. L'agenzia al loro fianco, avendo uffici in Egitto, Siria, Israele, ma anche in Giordania ed in Iraq. Quello che più conta, ribadisce Monsignor Cozar, è essere presenti. Il Santo Padre, quando è stato in Libano, lo scorso settembre, lui ha comunicato bene con tutti i poveri, tutte le vittime lì. La Chiesa sempre sta qui con voi, aiutando voi. La Chiesa sempre vuole dare ai poveri, alle vittime,
un segno di speranza e di pace. Un futuro nel segno della pace, investendo nella formazione e nell'assistenza. Ma in alcune aree del Vicino Oriente questa prospettiva si scontra con la realtà drammatica della guerra. Il patriarca sero-cattolico Yusif Younan si sofferma anche sulla situazione in Siria. Noi cristiani nel Medio Oriente stiamo attraversando la fase più critica della storia della nostra Chiesa, di tutte le Chiese, difatti, perché con ciò che si dice la primavera araba, i diritti umani vengono dimenticati. La situazione in Siria è una situazione disastrosa. Il popolo che soffre, molti innocenti cadono, uccisi, feriti, e c'è tanta gente che fugge il paese, e noi ne abbiamo l'esperienza. Siamo in contatto con i nostri vescovi, clero, fedeli, e quindi noi di nuovo richiamiamo i potenti in Occidente di essere mediatori di pace. In questo percorso CNEWA in 2 anni ha aiutato oltre 55.000 bambini in 479 scuole e orfanotrofi. Solo quest'anno ha assistito 94 strutture tra ospedali, scuole e istituti professionali. Ha costruito e ristrutturato chiese e seminari dalla Siria all'India, dalla Giordania all'Iraq. Proprio nel paese del Golfo ha ripreso a vivere la cattedrale di Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, teatro il 31 ottobre 2010 di un attacco terroristico di Al-Qaeda, in cui morirono circa 50 fedeli e 2 sacerdoti. Abbiamo cercato a dare di nuovo lo spirito, l'animo di speranza ai nostri fedeli, rimanere lì nel loro paese, la loro città. In Iraq, dove il 70% dei medici è fuggito a seguito del conflitto nel paese, sono in corso diversi progetti come il sostegno al San Rafael Hospital di Baghdad, attivati progetti di microcredito in Libano, mentre in Siria, CNEWA, lavora in aiuto delle famiglie cristiane che hanno perso casa o lavoro. Sabato 19 gennaio il Papa ha incontrato in Vaticano i partecipanti alla plenaria di Corum e ha ribadito il grande sì della Chiesa alla dignità umana e al matrimonio fedele tra uomo e donna, rifiutando la filosofia del gender. Dal connubio tra una visione materialistica dell'uomo e il grande sviluppo della tecnologia, spiegato Benedetto XVI, emerge un'antropologia nel suo fondo atea. I cristiani, quindi specialmente quelli impegnati in opere caritative, sono chiamati a esercitare una vigilanza critica e a volte a ricusare finanziamenti e collaborazioni che favoriscano azioni o progetti in contrasto con l'antropologia cristiana. Tradizione e innovazione dello spazio liturgico e gli effetti della riforma liturgica del Concilio sugli edifici di culto sono analizzati in uno studio presentato a Roma la scorsa settimana. Il servizio di Chiara Pilei. Della presenza di Dio, ma anche specchio della sua comunità di fedeli. Per questo motivo è innegabile la strettissima interazione fra l'architettura e la liturgia, fra il rito celebrativo ed il suo contesto spaziale. Il volume Ierotopi Cristiani, le Chiese secondo il Magistero, di Monsignor Tiziano Ghirelli, direttore dell'Ufficio Diocesano Nuova Edilizia di Culto, edito dalla Libreria Editrice Vaticana e presentato il 15 gennaio presso l'Accademia di San Luca, prende in considerazione istanze teologiche e storiche degli spazi liturgici, a fronte di un'evidente fase di smarrimento della società occidentale. L'autore ha inoltre preso in esame alcune cattedrali italiane come esempio di adeguamento liturgico. Ascoltiamolo. La parola d'ordine potremmo dire che è stata far sì che la Chiesa potesse celebrare una liturgia più comprensibile e più partecipata da parte di tutti, dagli stessi ministri, ma particolarmente da quello che viene definito anche dai documenti ufficiali il soggetto celebrante, cioè l'insieme dei battezzati, del popolo di Dio, dell'assemblea. La riforma liturgica del Concilio Vaticano II ha portato non solo un rinnovamento ecclesiale, ma è stato anche un importante contributo nella costruzione della città e nel dialogo con i cittadini. Il professor
professor Paolo Portoghesi, presidente dell'Accademia Nazionale di San Luca, ed ancora Monsignor Tiziano Ghivelli. È certamente difficile in una società non laica, ma laicistica al 100%, reintrodurre il cristianesimo. Secondo me il Concilio Vaticano ha ridestato una grande energia, ha fatto sì che veramente moltissimi architetti ed artisti abbiano pensato a come risolvere questo problema di creare delle chiese che corrispondano alle esigenze del nostro tempo ma siano fedeli al cristianesimo. Allora si tratterebbe di rendere questo soggetto celebrante più responsabile. Giustamente la Sacrosantum Concilium parla di actuosa participatio, una partecipazione consapevole e fruttuosa. Alla presentazione ha partecipato anche il cardinal Luis Martínez Istac, arcivescovo di Barcellona, che ha ricordato la dedicazione del Tempio della Sagrada Famiglia nel novembre 2010, presieduta da Benedetto XVI, e l'omaggio del Papa all'architetto Gaudí, che unì l'ispirazione che gli veniva dai tre grandi libri, il libro della natura, il libro delle Sacre Scritture ed il libro delle liturgie. La genialità dell'architetto e questi tre libri fecero possibile la bellezza singolare della Sacra Famiglia e la sua ricchissima simbologia biblica, teologica, liturgica e catechetica. Benedetto XVI in quell'occasione aggiunse: «Già fin dalle sue origini, questo Tempio si alzò come un simbolo della perfetta relazione dell'arte del tempo presente con la fede e la liturgia». Martedì Benedetto XVI ha nominato come nuovo direttore del Centro Televisivo Vaticano e segretario del Consiglio d'amministrazione del medesimo organismo, Monsignor Dario Edoardo Viganò, 50 anni docente di teologia della comunicazione presso la Pontificia Università Lateranense, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della rivista del cinematografo. Monsignor Viganò prende il posto di padre Federico Lombardi, che resta alla guida della sala stampa della Santa Sede e della Radio Vaticana. Proseguiamo la nostra inchiesta sulla diffusione del catechismo della Chiesa Cattolica con Andrea Mazzucca, che ci presenta le schede di catechesi dialogica su argomenti d'attualità di Monsignor Raffaello Martinelli, vescovo di Frascati. Signor Raffaello Martinelli, quando era ancora responsabile della Basilica dei Santi Ambrogio e Carlo Alcorso, un lavoro appassionante culminato per le numerose richieste in un volume edito dalla libreria editrice Vaticana, intitolato 50 più 3 argomenti di attualità. Sulla natura di questa iniziativa ascoltiamo le parole di Monsignor Martinelli, che dal 1980 al 2009 è stato a servizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, dove ha coordinato i lavori di preparazione del Catechismo della Chiesa Cattolica ed è stato recentemente impegnato nella elaborazione del relativo compendio. Fin dall'inizio mi sono proposto di non presentare una mia idea, un mio parere o quello che io pensavo circa quell'argomento di attualità, ma cercare di presentare in una forma piuttosto semplice e accessibile alla gente quello che la Chiesa in quanto tale afferma e proclama circa quella e propone circa quell'argomento. E da quando ho iniziato, che ormai sono passati 5-6 anni, ne ho fatte più di 53 e ho visto che pian piano queste schede sono appunto andate sempre più prese dalle persone, tant'è vero che attualmente siamo in ordine ai 5-6 milioni di coppie di schede, solo quelle in italiano. E così ben presto ho incominciato a fare
a raccogliere queste schede in un libro. Prima erano circa una ventina, poi sono diventate 40 e adesso siamo all'ultima edizione che ne porta a 53 raccolte insieme. Le schede, consultabili anche online, sono redatte in forma dialogica. Ad una domanda segue una risposta le cui argomentazioni si fondano esclusivamente sui documenti ufficiali del Magistero della Chiesa Cattolica. Uno stile semplice e diretto per meglio credere e comprendere la parola di Dio. I feedback sono stati diversi e quelli anche che ho trovato molto interessanti sono stati di molte persone che sia attraverso lo scritto sia attraverso anche email, attraverso internet, mi dicevano che esplicitamente che loro non erano credenti, però avevano trovato molto interessante perché in una maniera sintetica e abbastanza chiara, come loro appunto mi dicevano e mi dicono, possono conoscere quello che la Chiesa Cattolica propone e annuncia circa quell'argomento. Monsignor Martinelli spezza la parola in frammenti di verità, strumenti di approfondimento religioso per crescere nella fede e conoscere da vicino gli insegnamenti della Chiesa Cattolica. Sabato 2 febbraio, festa della presentazione del Signore alle 17.30 nella Basilica Vaticana. Benedetto XVI presiede la Santa Messa per i religiosi.